Bagni guasti e spogliatoi inagibili sono solo alcuni dei disagi che gli studenti e le studentesse del liceo Enriques di Ostia devono affrontare ogni giorno. Per risolverli hanno deciso di coinvolgere genitori, personale docente e amministrativo. Siamo qui oggi per dare una voce ancora più forte alla mossa che abbiamo fatto noi studenti dell'Enriques, anche con l'aiuto del personale docente, ma anche con l'appoggio del dirigente scolastico per quanto riguarda i problemi infrastrutturali della nostra scuola. Abbiamo deciso di fare una mossa simbolica, di inviare un testo con tutte le problematiche della nostra scuola direttamente alla provincia, quella che era la provincia che oggi è la città metropolitana di Roma, e firmato anche da tutti, appunto dal personale, dalla segreteria amministrativa, e dal dirigente e da tutto il corpo docenti che ci ha aiutato a stilare questo documento. Il problema principale è quello idraulico, dell'apparato idraulico e dei bagni. Quasi quotidianamente un bagno si rompe, lo scarico non funziona e purtroppo dobbiamo aspettare lunghi tempi per far sì che vengano le persone addette ad aggiustarli. Quando piove purtroppo abbiamo riscontrato un grande guasto dell'apparato di scolo e questo va a finire, appunto, quell'acqua piovana va a finire negli spogliatoi delle palestre sia di scientifico che del linguistico, e che appunto devono essere purtroppo chiusi e noi siamo costretti a cambiarci fuori o nei bagni. Ci siamo ritrovati in 5 piani di scuola ad avere un solo bagno, ma proprio il water aggiustato, e quindi ci ritrovavamo tantissime studentesse ad andare tutte nello stesso bagno, che non è una cosa neanche igienica a livello proprio personale e anche per la situazione Covid che abbiamo in questo periodo. Noi appunto stiamo cercando di trovare qualsiasi metodo per non arrivare direttamente ad un'occupazione, quello che sta succedendo in tutta Roma, e infatti ci stanno 40 scuole occupate e noi stiamo cercando appunto di, con le mail da mandare alla provincia, di far smuovere qualcosa per aggiustare il tutto. Inoltre quello che vogliamo fare è anche coinvolgere tutte le altre scuole del municipio e del territorio soprattutto, che condividono le nostre problematiche, per, diciamo, portare anche una voce, magari anche con un tavolo di dialogo con la nuova giunta municipale, e speriamo che il cammino verso questo dialogo sia più che raggiungibile, e quindi auspichiamo anche una partecipazione più numerosa da tutte le scuole del territorio.